mangiano questo cioccolato. Gianni, ma sei sul set? Oh, ti ho cercato dappertutto. Ciao Giada. Cosa stai cercando? Ho perso le... Ma... No, ho perso il... Ma hai mangiato l'uovo di Pasqua dei Gormiti? No, ma perché? Scusami, a parte che dovevamo dividercelo. Appunto, dove l'hai messo? L'hai nascosto? Ma scusa, ma perché mi devi sempre incolpare delle cose che non faccio? Perché fai sempre danni, tutti lo sanno. No, no, ho mangiato, cosa ti... Allora, uno non è le prove che ho mangiato il cioccolato. Intanto dov'è? Stavo cercando Lord Carrion, che l'ho messo da qualche parte. Sì, ma non cambiare discorso, dov'è l'uovo? L'hai mangiato tutto tu, cioè tutto il cioccolato. Wow, ma sei stato davvero cattivo. Giada, era buonissimo, era buonissimo. No, non male così. Ma per Pasqua bisogna prepararsi davvero bene, manca ancora un pochino. Vabbè, ma cosa vuoi che faccia? Che mi devo travestire da coniglio pasquale, no. Non lo so io. No, 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 oggi niente travestimenti, perché abbiamo una super challenge da fare. Questo sì che è un vero colpo di scena. Ovvero? Vieni con me. Giada, ma scusami, ma... Ma sono uova di dinosauro? Ma no, che non sono uova. C'è qualche dinosauro? No, Gianni. E scusami, che sfida è? Ma non c'è nessun dinosauro qui, questo è il nuovissimo pasqualone. Allora, la sfida consiste nel disegnare sopra il nostro pasqualone. Wow, quindi mi stai dicendo che su questo guscio noi possiamo disegnare quello che vogliamo? Tutto quello che vuoi. Ma il pasqualone è fatto apposta per me. Ma scusami, sì, ma... che piace tanto disegnare. Appunto, ma che sfida è? Ma oggi mi sento un pochino buona. Ah, sei buona. Sì. Bello però, ci Guarda, sta, mi piace tanto. Guarda, c'ho anche una bellissima sorpresa per te. Vediamo. Guarda un po'. Ta-da! Wow. Arriva direttamente dai disegnatori dei Gormiti. Di giochi preziosi. Sì, è bellissimo, hai visto? Ma è fantastico, io non penso di riuscire a superare. Ma farò del mio meglio. Farò del mio meglio. E poi c'è da dire, Giada, che guardando la scatola posso solo dire che ci saranno un sacco di sorprese mega gormitiche. Sicuramente. E poi è stato fatto con risorse rinnovabili e riciclabili, così noi possiamo proteggere il nostro ambiente. Giusto. Beh, guarda, questo pasqualone mi piace davvero Anche tantissimo. Anche a me piace tantissimo. Non vedo l'ora di iniziare la sfida. Iniziamo. Va bene, dai, allora. Allora, sposto questo. Io metto questo qua, bellissimo, davanti così. Però sembra un uovo dinosauro, eh? Sembra un uovo gigante, bellissimo. Troppo bello. Quest'anno mi piace davvero molto. Allora, è davvero bello, bello, bello. Fammi iniziare, cosa posso disegnare? Iniziamo? Sì, posso iniziare a disegnare? Sì, iniziamo. Fatto! Ho finito anch'io. Ta-da! Ragazzi, è stato divertente e facile. Cosa hai disegnato? Io ho fatto Bello, la scritta però. Del Gormiti Show. Bello, e io invece ho disegnato noi due. Che bello! Hai visto? Siamo io e te che apriamo il Gormiti Show. Diciamo Gormiti Show! Bellissimo, vero? Bello, io me lo porto a casa, mi piace davvero, davvero tantissimo. Davvero, li mettiamo vicini. Amici, mi raccomando, divertitevi anche voi col super pasqualone dei Gormiti, fate tantissimi disegni e mandateci un sacco di foto. E mandatela a gormitishow.gormiti.com, noi non vediamo l'ora di vederle tutte. Nel prossimo episodio le mostriamo. Oh, eccoci alla parete Meca. Sì, perché è arrivato il momento del disegno gormitico. Non faremo vedere le vostre foto, ma tutti i vostri disegni. Allora, ci sono arrivati i disegni di Samuele, un disegno di Domenico e un disegno di Davide. Ma andiamo in ordine. Allora, iniziamo con la dedica che c'è scritto Samuele. Vai, Samu. Ciao Johnny e Giada, potete chiamarmi Re del Fuoco. Io sono Samuele Foraggio, ho 6 anni e vengo da Milano. Ho disegnato il popolo degli elementi e il popolo dei Meca. Mi piace guardare il Gormiti Show. Grazie mille di seguirci. Grazie mille. Adesso guardiamo su. Esatto, vediamo i tuoi disegni. Allora, qui abbiamo un mega combattimento. Sì, tra Lord Electrion contro i nemici. Contro i nemici, io vedo un Kratos. Bravo. E poi abbiamo un altro combattimento. Che qua è un combattimento tra Johnny e Giada. Chissà chi vincerà. Io tifo per Lord Titan. E io tifo per Lord Carrion. Ah, è bravissimo stato. Guarda, bello, bello. Mi piace davvero tanto. Poi anche la scritta Gormiti, fuoco, terra, fuoco, sì. Terra. Bravo. Proprio bravo. Bravo, bravo. Ok, andiamo avanti. Domenico Antoniello ci manda questo disegno molto simpatico. Un Lord Metallius. L'ha inventato lui, è una sua invenzione. No, Lord. Ma è Lord Metallus, mi piace. Chissà che poteria.
al potere del metallo. Scrivicelo così e nel prossimo video lo diremo. Esatto, esatto. Poi Davide Tortelli, ultimo disegno. Ha disegnato Electrion, con una simpatica vignetta. Tutto matita. Leggo, c'è una bellissima dedica. La mamma mi ha aiutato. Electrion è il popolo mecha, un'energia stra forte che darà ai nostri eroi Johnny e Giada ancora più forza e determinazione. Fantastico. Siete più mitici e non mi perdo mai nessun video. Da Davide Tortelli di Viadana, 7 anni, ho fatto il disegno tutto da solo. Grazie mille. Grazie. Per seguirci. Mandateci tutti i vostri disegni a gormitishow.gormiti.com. Sì, perché noi li mostriamo sempre in puntata. Esatto. Gianni, è arrivato il momento dei saluti. È vero. E cosa devono fare i nostri amici, Giada? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. E mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono sempre un sacco di sorprese. Un saluto da Gianni. E Giada. Ciao.